passatemi un piccolo sfogo. Due navi non fanno una flotta. Voce e volto sono del numero uno della CGIL Sarda, ma la firma, in un comunicato stampa, è anche quella dei colleghi di CISL e UIL. Vi si legge che dopo due viaggi la regione vuole bruciare i tempi. L'annuncio della flotta sarda in navigazione tutto l'anno appare come uno spot. Che da quando siamo intervenuti, prima ancora che Shinto e Dimonios mollassero gli ormeggi, i prezzi degli armatori privati sono nuovamente tornati a scendere, sono riapparse le campagne sconti. Io credo che questa sia una grande vittoria. Credo che sia indispensabile che questo meccanismo, questo presidio, resti operativo tutto l'anno, proprio perché fungano veramente da sentinelle e possa esserci un controllo delle regole del libero mercato. Non pensiamo che la soluzione strutturale sia quella di mettere a carico dei sardi anche il diritto alla mobilità e alla continuità. Bisogna fare una gara internazionale con degli oneri di servizio chiari, che significano tariffe predefinite. Questa volta dovremo tentare di fare il salto di qualità per tutti, come ha fatto giustamente la Regione con le due navi che ha messo in piedi. Non ha fatto nessuna differenza tra tariffe residenti, per residenti e tariffe per non residenti. I margini per un'apertura, insomma, ci sono. Credo che sia arrivato il momento di smetterla di litigare, credo che sia arrivato il momento di metterci tutti quanti seduti serenamente, rimboccarci le maniche e tenere fede a quel mandato che abbiamo ricevuto tutti e dare un contributo concreto perché i problemi di quest'isola possano essere risolti e si possono risolvere con la nostra forza, con la nostra determinazione, facendo noi e autodeterminando il nostro futuro.